Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo episodio di Le vostre classi di prestigio. Allora, oggi porto una classe che mi è stata chiesta da ben più di una persona e diciamo ho dovuto aspettare per farla perché volevo iniziare nuove rubriche, portare altri video, ma penso che sia giunto il momento di parlare di questa classe di prestigio che ha riscosso un discreto successo. La prendo da qui, dalle imprese eroiche, e sto parlando dell'apostolo di pace. Allora, come sempre la premessa, le classi dei manuali foschetelme e imprese eroiche sono molto più forti del normale perché usano il tema del bene assoluto e il male assoluto, quindi per essere utilizzate vanno contestualizzate in una campagna apposita, è tutto spiegato nel manuale. Queste classi non vanno mai prese e messe nel gioco normale, anche perché le loro grandi limitazioni se ne andrebbero. Lasciando perdere l'apostolo di pace che proprio ha i talenti che si autolimitano, tra virgolette, ma devono essere giocati in un certo modo. Specialmente questa classe di prestigio che ha dei talenti che adesso andrò brevemente a spiegare che la rendono praticamente, non, tra virgolette, non combattiva. Cos'è l'apostolo di pace? Essenzialmente un individuo che abbandona completamente ogni forma di violenza. Lui promuove la pace, cerca di far finire i conflitti, è essenzialmente un santone, una persona che cerca di aiutare il prossimo, di porre fine alle sofferenze tramite incantesimi, tramite diplomazia, tramite tutti i mezzi che non siano la violenza e il far del male. Questa classe è bellissima sotto questo aspetto, veramente difficile da giocare, ma il manuale ci viene incontro a delle capacità assolutamente devastanti. Ovviamente da solo è indifeso, lui da solo è indifeso, non si può difendere, le sue capacità sono di supporto, di aiuto e sono contro il male, ma non contro il male nel fargli nel distruggerlo, contro il male nel fermarlo. Ecco perché forse pesa così tanto, perché a differenza di altre classi che hanno delle capacità per offendere, uccidere, lui non ce l'ha, ha delle capacità per aiutare e questa è una cosa molto bella. Andiamo a vedere i requisiti di questa classe. Intanto deve essere buono, per forza. Volontà base 5, quindi vedete che già necessita di un discreto livello da un tiro salvezza almeno alto in volontà, altrimenti per diventare apostolo di pace, se non si ha il tiro salvezza alto in volontà, ci vogliono veramente tantissimi livelli nelle altre classi, o si fa un multiclasse. Concentrazione 10 gradi, diplomazia 6 gradi, e i voti sacri. Essenzialmente vuole voto di non violenza, voto di pace, voto di povertà e il voto sacro, che è il talento che ti inizia questi voti. Cosa sono questi voti per chi non li conosce? Ci sono nel manuale imprese eroiche. I voti sono essenzialmente, come dicono i nomi, delle privazioni. Il voto sacro è la tua volontà di iniziare a prendere queste privazioni. Con il voto di povertà lui non può avere nessun oggetto di valore, tutti i beni che guadagna li deve regalare, quindi non potrà avere oggetti magici. Ok, dopo vi spiego che cosa implica. Con il voto di pace, con il voto di non violenza, scusate, che è quello inferiore, non può far del male a altre creature. E il voto di pace, che è ancora più restrittivo, non può combattere altre creature, perché il far del male o combattere sono cose diverse. Ok, voi mi direte non può far niente. Chi ha il manuale di imprese eroiche sa che prendere questi voti implica guadagnare dei bonus, delle capacità assurde. Il fatto di avere il voto di povertà ti fa guadagnare, passando livello, delle capacità, dei bonus caratteristiche, TPC, CA, di salvezza, come se fossi completamente equipaggiato. Quindi tu hai tutti i tuoi bonus senza equipaggiamento. E già questo forse è troppo forte. Con il voto di non violenza e il voto di pace, che sono uno l'evoluzione dell'altro, essenzialmente guadagni delle capacità che ti rendono praticamente inattaccabile. Bonus sacri a CA, capacità di calmare i tuoi avversari per non farti attaccare, capacità, tutte difensive ovviamente, che ti rendono praticamente intoccabile. E questo è il forte di questa classe, lui è indifeso. Ma anche gli altri, per fargli del male, ce ne vuole e devono essere bravi.
Ok, questi sono solamente i requisiti per diventare l'apostolo di pace. Forse per questo è che è piaciuta molto questa classe, perché prende veramente tante cose. Ha solo 10 livelli. In questi 10 livelli prende i gradi 4 più intelligenza, che non sono pochi, da dividere da 4. Attacco base il più basso, perché è un incantatore. Tri salvezza tutti i medi. Cioè, nel senso, tutti buoni, scusate. Una cosa che ovviamente è come il monaco, è molto forte, ma bilancia il fatto che non può combattere, adesso questa difensiva. E la sua capacità più forte è che lui in 10 livelli riesce a lanciare gli incantesimi divini, come un chierico da una lista ristretta, fino al 9 livello. Questa è la cosa che è più forte dell'apostolo di pace. Ovviamente lista ristretta perché non ha nessun incantesimo offensivo, ha tutti incantesimi di guarigione, tutti incantesimi di aiuto, di congedo, di bandimento, eccetera, eccetera. E anche lui come chierico può convertire incantesimi in curare. Questa classe è molto spoglia di capacità perché già questo crea una CDP, dà un motivo. Prende solo tre capacità, una è il primo che è scacciare i non morti. Molto semplice, non sto neanche a spiegare perché è quella base del chierico. Al secondo il tocco pacificatore, che non solo ha un'aura calma emozioni, lui con il tocco può direttamente togliere tutti gli effetti basati su, come si dice, basati sulle emozioni, quindi incantesimi emozione, l'ira, la disperazione opprimente, la paura, può togliere tutte queste cose, solamente col tocco, lui fa una prova. E al quarto livello prende forse una capacità più utile, che è censurare gli immondi, che è lo scacciare per gli immondi. Praticamente ha un nuovo scacciare che ci scaccia le creature immonde, demoni, diavoli, eccetera, eccetera, eccetera. Molto utile, visto che lui non, ricordo, lui non può combattere, è solamente un supporto. Come giocare questa classe? Allora, togliendo le statistiche, togliendo ciò che fa, questa classe è molto complessa nel giocarla, perché come è anche detto in descrizione, è un tipo di personaggio che agisce da solo, perché si accolla sulle sue spalle tutti i problemi della gente, del conflitto, di ciò che sta accadendo. Lui è l'apostolo di pace, cerca di trovare ciò che gli altri non ce la fanno, trovare la soluzione nel modo più difficile, con la diplomazia, con dei gesti e non con la violenza. La violenza è sempre la prima risposta e la più facile da attuare, tutto il resto è difficile. Ricorda tante figure del mondo moderno che hanno fatto lotte non violente per raggiungere degli obiettivi nobili e è stato molto molto difficile. Giocare questa classe è simile, è qualcosa di difficile. Veramente ci vuole secondo me una persona esperta. Nell'ambito combattivo in realtà Apostolo di Pace è veramente fortissimo perché è un incantatore con difese altissime che riesce a curare sempre i suoi alleati, a potenziarli, aiutarli, e aiuta anche se stesso. C'è anche i catesimi self-cast per sé che sono molto forti. E quindi vedete che anche in combattimento risulta in realtà molto utile. Ma lui ha altri compiti. Vedete qui 6 gradi di diplomazia, cioè fa riflettere. Già nei requisiti è richiesta che lui debba aver carisma, debba parlare, è lui il portavoce, è lui che deve trovare la soluzione nel conflitto, in ciò che sta accadendo. Se giochiamo le imprese d'oro come le giocate, il gruppo che porta un apostolo di pace, a parte che dovranno essere tutti buoni, non potrà mai far del male a nessuno, non potrà mai uccidere nessuno, a meno che non sia un non morto, un demone, un costrutto, un'aberrazione. E tanto ci pensa prima che ciò accada. Cioè, ogni vita è importante, anche dal più malvagio dei malvagi, e questo è il difficile da giocare. Sempre dover catturare il nemico per o convertirlo o consegnare alla giustizia. E poi quale giustizia? Anche quella va vagliata, bisogna vedere se c'è reale giustizia in ciò. Il libro di imprese eroiche è molto pesante in certi aspetti, può essere veramente macchinoso. Il master ci può marciare sopra, specialmente se c'è un mondo che non è proprio del tutto buono e gli eroi, i veri eroi, sono pochi a confronto del resto del mondo. È facile fare l'avventuriero, magari il caotico buono che dice: ah, sono i briganti, uccidiamoli, prendiamo i loro tesori e facciamo una buona azione. Non funziona così e non dovrebbe funzionare così, anche perché sei buono. Comunque, questo apostolo di pace si accolla veramente un gran fardello. E sta il master, il giocatore che lo interpreta, dargli parecchie gatte da pelare.
Anche perché è facile fare una CDP che è così forte, ma che non ha la grande pecca, cioè dover raggiungere il suo obiettivo, portarla a pace. Se sta sempre in mezzo al gruppo, aiutarlo e dice quello che fa il gruppo, ebbene, aiutiamo, è facilissimo giocarlo perché lui è quasi intoccabile e cura tutti, li aiuta tutti, bandisce i nemici. Invece, se lui è sempre messo alla prova, c'è un conflitto interiore. C'è qualcosa che non può risolvere con i suoi incantesimi, deve risolvere con la propria testa e il giocatore lo sprona. Si deve mettere di prima persona in pericolo ogni volta, ha le capacità per farlo, gli vengono date. Deve camminare magari in mezzo a persone martoriate dalla guerra che hanno bisogno di aiuto e lui non vedono un salvatore ma vedono un colpevole e gli vogliono far del male perché non ha fatto niente per impedire il conflitto, è arrivato dopo. Ci sono veramente tantissimi modi di interpretarlo, tantissimi modi di vedere cosa può fare e cosa può essere fatto a un posto di pace. Però, come Manuale ci insegna, il libro di Impresseroi, che è veramente bello per chi vuole giocare da eroe. Ricordo che la parola eroe vuol dire essenzialmente mettere il benessere degli altri prima del proprio, essere veramente altruisti. Questo è l'eroe. E non è facile farlo, specialmente in un gioco di ruolo. Bene, come sempre, vi ringrazio, il mi piace, la condivisione. Voglio sapere la vostra, visto che mi avete chiesto così in tanti questa vostra di pace. Voglio sapere cosa ne pensate, per chi non l'ha mai sentito, per chi ha il libro di Impresseroi che, e se lo è come me, divorato tutto nel suo, tra virgolette, buonismo eccelso. Come ben si interlaccia a queste classi. Quindi non ho altro da aggiungere, come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!